abbiamo ricominciato a suonare insieme. Quindi solo per questo mi dovreste ringraziare. Assolutamente. Dovremmo pagare, cioè, mi dovreste pagare voi, infatti. Poi comunque mi sembra un'iniziativa assolutamente degna di nota. Assolutamente. Mi piace anche il fatto che si possa abbinare, questa è una cosa personale, però che si possa abbinare il buon suono col buon video. Come stavo dicendo. Perché c'è intanto la location, l'audio, sta parola, ma non me ne viene un'altra. È bellissima con tutti i vinili. Sì. Però c'è anche, a parte l'atmosfera, quindi accogliente, ma c'è il suono bello, professionale, perché gli strumenti sono bellissimi tutti. Le riprese sono tutte super professionali, è uno studio, insomma, tutti gli effetti. Potrebbe essere l'inizio di un qualcosa, capito? Perché almeno quello che io ho sempre visto è sempre stato una buona ripresa audio. Sì, ma anche perché anche prima del lockdown, concerti in streaming, insomma, ci stanno da anni, no? Sì. Nei club, però la qualità è sempre un po' così. Invece così c'è anche quello, merita, insomma. È un piccolo cartellone online, un piccolo festival online. Siamo noi gli apripista. Sì. Noi siamo. Vabbè, parte male, ma poi magari. poi però gli altri saranno molto. Meglio molto... arriva dopo. Ci fai suonare? Ma abbiamo, insomma, ne abbiamo un po' parlato, abbiamo pensato di fare comunque del materiale che si può suonare abbastanza velocemente, e tu hai poi tirato fuori questa idea di rispolverare un pezzo che suonavamo con un quartetto che eravamo qualche tempo fa, che è Little Rascal on a Rock, che è una composizione di Ted Jones, meravigliosa. Bellissima. Pezzo che nasce come un brano da big band, ma che tu hai arrangiato per quartetto. E io adoro Ted Jones, per cui mi è sembrato un'ottima idea. Sì, un bellissimo pezzo. Tra l'altro quel pezzo armonicamente nel solo è molto avanzato, nel senso che quella prima modulazione da fa a mi. Sì, c'è questo colpo di scena proprio all'inizio. Subito. Proprio entra a gamba tesa, proprio bellissimo. Ascolto.